Ieri pomeriggio ragionavamo di colori, perché ovviamente i colori, questi tre colori, rosso, giallo e arancione, in realtà ieri c'era anche il verde, ma poi è stato scartato, fanno irruzione nella nostra vita. Allora, quando parliamo di colori e quando parliamo di una nuova fotografia del paese, quella che stiamo dando in queste ore, chi ci può venire in mente se non lui, l'uomo dei colori, maestro della fotografia, Oliviero Toscani. Salve Oliviero Toscani, ben trovato. Sono molto contenta che sei riuscito a collegare con noi oggi, perché sono incuriositissima da cosa pensi. Ti do del tu, posso, Oliviero? Ci davamo del tu. Infatti, ci davamo del tu. Esatto, allora, tu cosa eri una bambina e io ero un ragazzo giovane. Esatto, insomma. bei tempi. Allora, Oliviero, cosa pensi di questi nuovi colori che sono entrati nella nostra vita prepotentemente? Tra l'altro hai notato che il verde è stato messo da parte perché era troppo speranza il verde, quindi hanno detto no, quello è troppo. Rimaniamo sul rosso, giallo e arancione, i colori del semaforo, il rosso allerta. Cosa ti fa pensare il rosso allerta? C'è un Covid color qui, Covid color lo chiamiamo, eh? Covid color. Devo dire però che è fatto da politici, quindi non è molto fantasioso, e devo dire che la qualità dei colori non sono il massimo. Potevano scegliere, i rossi sono infiniti, i gialli sono infiniti, gli arancioni sono finiti, e poi l'arancione, insomma, è metà fra il giallo e il rosso, insomma. Non è sto granché, purtroppo l'hanno fatto loro. Sai, uno che i politici sono sempre mediocri. Ma tu che colore avresti scelto? Scusa, Oliviero, per capire come la divideresti l'Italia? Prima di tutto, tu guarda i colori, rosso, non c'è un solo rosso, ci sono tanti rossi, no? Quel rosso lì è un rosso spento, è un rosso triste, è un rosso senza sangue, non so come dire. Il giallo è l'arancione è sporco, non è un bel arancione. Poi devo dire che questo rosso e questo arancione non sono sto granché insieme. E ragazzi, conoscete la scala dei colori o no? Ma un po' mi farei una lezione prima o poi, ma insomma, certamente ci sono dei rossi magnifici. Io ho avuto un maestro che era maestro del colore alla Bauhaus, quindi famoso scuola dei colori. Andate a vedere, Johannes con l'H. Itten, Itten, andate Johannes Itten, immagini su, e guardate la scala dei colori di Johannes Itten, e lì avrebbero potuto scegliere dei colori un pochettino più allegri. In questo momento abbiamo bisogno di colori allegri, almeno quello è l'unica cosa. Ma tu in che parte d'Italia sei, Oliviero? Io sono a casa mia, in Toscana. In Toscana, la Toscana è rimasta gialla, sei contento? Sì, la Toscana gialla, la Toscana è la più bella regione d'Italia, mi scusino tutti gli altri, ma infatti sono venuto a abitare qui non a caso. Ma il giallo è il colore della malattia, bandiera gialla, il giallo è il colore della malattia. Le navi, quando c'hanno malati a bordo, mettono fuori la bandiera gialla, attenzione, perché il giallo vuol dire epidemie, vuol dire, non è bello il giallo, no. Non è bello. No, giallo, ma non c'è un colore brutto, attenzione. Guarda, colori. Stiamo vedendo i colori qua, ti hanno fatto per te. Ma guardate la scala, il rotondo di Itten, nella immagini c'è proprio... La scala, fate un lavoro un po' più approfondito, ragazzi. Non è contento, Oliviero. Senti, Oliviero, hai paura? Come stai vivendo questa fase? Tra l'altro, Oliviero Toscani, appunto, era un ragazzino quando l'ho conosciuto, è ancora oggi un ragazzino, ma diciamo che ha superato i 70, ecco. E quindi... Sono in aspettativa degli 80. Aspettativa degli 80, tempo. Ecco. E tu ti senti, sì. Ti senti molto giovane. Quando ti hanno detto che forse dovevi chiuderti in casa, che cosa hai pensato come anziano? Saremo qui tutti noi di questa generazione qua, che hanno la mia età, verranno qua tutti i Beatles, tutti i Rolling Stone, tutta questa gente qui, noi vecchietti che siamo un po' dei così... Rock! Una generazione che va bene, l'abbiamo vista tutti, a questo punto qui abbiamo visto anche questa. Cosa vuoi fare? Io non so, ma la mattina mi sveglio e dico, è meglio che rida o che pianga? Allora è meglio ridere, perché se comincia a piangere uno si spara.